E qui siamo a Montagnana, davanti a quella che è considerata una tra le più belle rocche difensive dei Carraresi, la famosa Rocca degli Alberi. Costruita tra il 1360 e 62 dall'architetto militare Francesco da Schiocchi, su incarico di Francesco I da Carrara. Certo, se parliamo di Carraresi, Francesco il Vecchio fu tra tutti i Carraresi signori di Padova quello che forse si adoperò di più dal punto di vista della realizzazione di opere militari. E in effetti si trovò a dover fronteggiare per anni diversi eserciti coalizzati, a partire dai veneziani ad est e dai Visconti di Milano ad ovest. La costruzione quindi di tutta una serie di torri e bastie collegate tra loro a difesa del territorio era quindi funzionale a questo progetto di difesa. Dunque, la torre di Montagnana che abbiamo appena visto era praticamente una tra le difese principali assieme alla torre di San Pelagio. E da questa antica mappa del Cinquecento possiamo in effetti vedere com'era la situazione. Vediamo Padova e i colli, e questo è l'orientamento del nord. Notiamo anche San Pelagio, terra dura e mezza via. Qui a Mezzavia esisteva un'altra grande torre che nel corso dei secoli è stata mozzata per diventare un palazzo residenza, Palazzo Avogadro, che fu abbattuto nei primi anni del Novecento. Di questa torre parleremo più tardi perché è strettamente collegata con la torre di San Pelagio. Non si è certi dell'anno di costruzione della Torre di San Pelagio, ma l'abbiamo visto tutti che sotto l'aspetto estetico e l'architettonica della Rocca degli Alberi è molto somigliante a quella di San Pelagio e della stessa Torlonga di Padova. Ci sono infatti molte analogie, ad esempio l'adozione delle caditoie nella parte alta delle costruzioni. E non possiamo dimenticare questo lucernario che c'è nella sommità di San Pelagio, che è quasi identico a quello che possiamo vedere in un dipinto dello Squarcione che ritrae le due torri maggiori di Padova. Sulla Torlonga c'è lo stesso lucernario che probabilmente serviva come mezzo di comunicazione e allarme a scopo militare. Ed ora ecco il momento tanto atteso. Ora entreremo nel castello, ma soprattutto andremo a vedere il restauro della torre e la torre stessa. E per questa visita speciale saremo accompagnati del sindaco di Due Carrare, Davide Moro, e dai coniugi avesani, che sono i proprietari del castello ed hanno ereditato questo sito dai Conti Zaborra. Conti Zaborra sono l'antica famiglia che ha realizzato questo castello, mantenendo anche la struttura più importante, che è quella della Torre dei Carraresi. Quindi soddisfatta di questi lavori che sono stati fatti? Molto grata al nostro sindaco, dirlo, perché è la verità, ecco. E anche la ditta, molto contento della ditta che ha vinto i lavori, Tono, ecco, si chiamano Tono. Uh-huh.
Hanno una famiglia straordinaria, no, di ragazzi molto bravi, appassionati, veramente. Siamo molto contenti, sì. E io ho pensato che ci sono voluti 250 anni prima che arrivasse la nostra follia, perché quella prima era di 250 anni fa. Che oltre alla torre c'è stata la strada, l'abbassamento della strada, la pista davanti per tutti quelli che vogliono venire con la bicicletta, quindi insomma è un cambiamento fondamentale, molto grosso, molto bello. Ottimo. Ecco, che dà, io spero, lustro al nostro territorio. Ecco, diciamo che è molto veramente all'esterno, perché la realtà è che noi lavoriamo dentro, certo. Mentre fuori è per tutti, quindi è una cosa che riguarda veramente la cittadinanza. Chiunque passi vede il lavoro fatto dall'amministrazione. E comunque si sente la passione che trasuda proprio, non solo da... Quella, guardi, è una malattia incurabile. Sì. Lei è una bella malattia. Decisamente incurabile, e procede per molti anni, non è ancora morta, speriamo, ma è incurabile di sicuro. Che bisogna tenere a bada dalla porta alla rovina. Ecco, la mia esperienza passata con le ville verde mi fa tremare molto, perché ho visto molte cose accadere a chi ha passioni anche meno della mia, certo, e che va oltre le proprie possibilità. Bisogna avere cautela, bisogna tenere, insomma, le redini alla passione. È il caso di... su queste passioni, insomma, questo è quello che secondo me si chiama anche bene comune, no? E quindi una comunità che si ritrova su dei valori, che si ritrova su una storia, nel nostro caso una grande storia, che è emblematico anche studiarla, perché i canaresi di fatto sono stati un po', come dire, egemoni in tutto il nord Italia, anzi anche un po' più giù del nord Italia. E da, in particolare qui da due Carrare, da Ponte Manco, a parte che ci sono nati, sono partiti proprio da qua, Palazzo Tondello, come ricordava, da Ponte Manco hanno tratto, come dire, le risorse economiche per diventare la grandezza che sono. E a Ponte Manco cosa c'erano? C'erano i mulini, avevano la dispensa papale per poter far funzionare le macine senza dover pagare l'allora prebenda, le tasse dell'epoca. E in questa capacità di riuscire a far squadra, di riuscire a capire che il lavoro anche delle persone che lavoravano, eccetera, hanno avuto quelle risorse per poter poi non solo fortificare questa torre, eccetera, ma anche avere l'Ups Vita di Padova, che adesso è patrimonio UNESCO dell'umanità. Certo. E quindi, ecco, questa storia locale, una grande storia, abbiamo la fortuna che è una grande storia, però lascia degli insegnamenti, secondo me, molto importanti per noi che viviamo i nostri territori, molto spesso siamo fugaci, no? Perché come... veniamo, dormiamo, pensiamo alle vacanze in tanti posti lontani altrettanto belli, però poi insomma è bello anche riscoprire le nostre radici, no? Le conosciamo mai abbastanza, e mai abbastanza saremo grati a quelli che hanno fatto questa cosa, a quei nostri lontani antenati che sono stati in grado di lasciarci queste testimonianze per farci ricordare qual è il senso della vita, di lasciare una traccia, di lasciare qualcosa di sé che non sia la propria ricchezza, la propria, ma che sia una cosa che vale per tutti, che vale per la... È un patrimonio. È così. Un patrimonio della comunità. Come si chiama agosto, qui. E noi continuiamo... Si celebra ogni anno l'anniversario del volo su Vienna. Sì. È la cosa che ha dato a un luogo così, così strano, dentro a comunità ormai diverse, ha dato proprio il senso di dire, ma insomma questa memoria la salviamo, la continuiamo nel tempo, gli diamo quella sostanza che non ha più avuto, perché nel tempo ognuno pensava ai fatti suoi, invece che pensare a costruire qualche memoria che fosse degna. Stiamo entrando nel castello a vedere il risultato di questa conservazione, di questo restauro, che ha dato dei frutti molto significativi. Possiamo riprendere informandoci come si chiama questo salone? Questo è l'androne d'accesso, è un androne di accesso un tempo per le carrozze, come si vede dalla... Ecco. Mentre durante i lavori di restauro sono
sono uscite delle cose che anch'io non conoscevo, dato che 70 anni fa ero piccola e quindi non mi ricordavo altro che questo, se non una pompa d'acqua là, perché l'acqua è sempre stato un problema alla fine, perché era una... Io ricordo di bambina, ammesso che interessi, era di un'acqua talmente ferrosa che era perfino cattiva da bere. Un altro ricordo, qui c'era i passaggi sotterranei che partivano da questa torre e presumibilmente, io non ho documentazione, ma chi se ne intende dice che percorrevano chilometri per collegare le cinque torri gemelle che erano il baluardo dei Carraresi contro gli Scaligeri che venivano da là. Ecco. Ed erano solo torri inizialmente, quindi dopo è sorta la villa un po' alla volta. Quella più vicina è quella di Mezzavia. Proprio quella, sì, l'ultima è quella di Mezzavia. E l'ingresso era... di questa galleria? È... qua sotto, era allagate, le avevano trovate allagate. Ah. E... che qui c'è anche un ex volto, mi diceva, volto trachitico qua sotto la... la... Un volto, sì. Sì. Questo volto, per cui un volto sostiene sempre qualcosa. Bene, ecco. Quindi... e non si capisce neanche l'affresco in uno sgabuzio, per cui queste sono tutti studi ancora da fare. Perché... no, questi lì sono da recuperare, sono lì fuori. Con... muri originali? Sì, queste qui. Anche gli intonaci? Sì. Anche lateralmente, non si capisce. Quindi questo deve essere stato qualcosa. Ma non doveva essere così, perché non si... queste sono tutte tracce di quello che hanno trovato e non che ha preso. Che prima era coperto dall'intonaco. Sì, quel poco che è rimasto è questo fiore e qui ci sono altri due lacerti, da dietro, uno... e qua dietro un altro, quindi era completamente diverso, che si vede, è stato salvato e l'altro mezzettino è lì, quindi quel poco che si è salvato è qua. Ma questo ci fa capire una cosa, affreschi sono in questa sala e in quell'altra. Ora fino a un centinaio d'anni fa sicuramente era così, ma la variazione deve essere avvenuta molto prima, cui hanno costruito questi pezzi, perché non poteva essere questa la struttura. Se qui è affrescato, qui è riaffrescato, di là non più, sono stanzette. Qui c'erano tracce anche qui di affresco, erano inconsistenti, quindi sono state ricoperte. Quindi doveva essere un aspetto qui completamente... qui c'è una vasca da bagno tardo-romana, quindi è stato difficile da immaginare come doveva essere. Che sarà stata recuperata anche proprio dai Carraresi, probabilmente, no? No, questa maschera l'abbiamo recuperata durante i lavori di restauro, perché qui il soffitto, il soffitto era venuto giù durante il terremoto del 77, e questa allora è andata una macchina scavatrice per togliere tutto quello che c'era. Ed ecco la macchina ha rotto un pezzo ed è venuta fuori la vasca che nessuno sapeva ci fosse, non noi, non è disegno, non contate. Quindi ecco che si capisce che doveva avere anche qui, ci sono affreschi, ma le tracce, diciamo, qualcosa è rimasto là, di meglio, qualcosa di meglio lo viene sulla parete là, qualcosa che abbiamo tentato di mappola. Beh, se non altro abbastanza leggibile. Sì, e questi anche. E questi uguali, vedi qua sopra. Ecco. Quindi non si capisce, queste dovranno essere quindi stanze, tutte stanze utilizzate per scopi diversi. Intorno al 500 doveva apparire completamente diverso. Durante questi lavori di restauro qui dentro, a un certo momento avevano tolto i restauratori tutti gli intonaci e sono uscite percorsi completamente diversi, archi di qua, là c'è un doppio arco
che finiva a metà di quello, quindi questo è più nuovo. Quindi di lato c'erano archi diversi, archi qui, sì. Un buco qua, una finestra qui che non si capisce dove doveva andare. Qui c'era una finestra, ecco, dopo che la sovrintendente ha detto no, la zona chiave com'era. Dov'è? Ma c'era una finestra. Sì, qui c'era una finestra, proprio un'apertura con un tavolo di mattoni. Anche e questa è la scaletta che va sulla torre, che evidentemente sì. Questo è l'accesso alla famosa torre. Finalmente, possiamo aprire la porta a vedere. Ecco, vedete la scala, chiocciola per quello che si vede. Ah beh, è sufficiente. Tutta la chiocciola. Qua cresce il mistero. Sì. Eccolo qua. Attenzione. Grazie. Qua ci sono delle curiosità perché diciamo che i miei antenati più recenti, diciamo, non erano esattamente, come si dice, delle persone per cui si sono giocati molte cose, si sono giocati questo cancello settecentesco, quel cancello ce lo sono giocati e questo lo so da documenti famiglia. Dopodiché abbiamo avuto invece un dono, questo è altrettanto prezioso. Questo viene dall'isola dei Matti, quella di Venezia. Ah, sa che l'hanno smantellata? Sì, per che c'era un manicomio. Questi vengono dal manicomio e sono di fattura austro-ungarica, in contatto di tutta natura, pesano come dei. E questo è stato il regalo di un costruttore che là faceva lavori e che ha detto li buttano via, ma dico no, perché li ha dati a noi, ecco, certo. E ci hanno dato questo cancello che quindi adesso ha la sua storia più recente. Un'altra storia che si aggiunge. Un'altra storia, ce ne sono davvero tante. Che poi anche quell'isola lì, l'isola Poveglia, mi pare si chiami, no? Sì, quella chiamo. È fantastica. E tutta quella roba io non so dove sia andata, perché c'erano tutte le finestre. Anche Berre di Pozzo. È famosa la laguna di Venezia perché sono sparite tutte le vere antiche. Fermo sta l'esperienza? Andate a fare l'esperienza, io vi saluto, vi lascio con grazie. Il mio lavoro del 9 agosto, spero di vedervi. Sì. Sala che spezza a due terzi circa la torre, siamo a circa due terzi della torre e qui è stata ricreata un po', abbiamo un po' di storia medievale, abbiamo anche una cotta che viene usata dai cavalieri e abbiamo una piccola rappresentazione che viene usata soprattutto per le scuole o per divulgazioni culturali in generale. Passiamo alla parte sommitale della roccia. Quasi arrivati, parte sommitale, come vedete è costituita da questo piano e un ballatoio che poi raggiungeremo e di nuovo un po' di storia e ambientazione medievale con dei dinti che rappresentano gli affreschi sempre medievali e nel ballatoio invece abbiamo i vestiti delle.
fine siamo arrivati sulla torre che domina i nostri territori.